ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati amici radioascoltatori di MG Radio Agropoli Generation. Quest'oggi presentiamo il forum dei giovani del comune di Agropoli con il suo presidente Mattia Barbato. Benvenuto Mattia, buonasera. Buonasera, grazie di questo invito. Un benvenuto a tutti i ragazzi che faranno le domande al nostro ospite. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Mattia, partiamo con la prima domanda. Quando nasce il Forum dei Giovani di Agropoli? Allora, il Forum dei Giovani di Agropoli nasce nel 2009 da un'idea dei giovani, ma con l'aiuto e il sostegno sempre dell'amministrazione comunale. Ha avuto una storia sempre florida, per fortuna, perché ci sono stati molti giovani che hanno fatto parte di queste realtà, che ora fanno parte anche di altre realtà molto importanti del territorio. Una realtà molto florida è una delle realtà più riconosciute della provincia di Salerno, il Forum dei Giovani di Agropoli, quindi ha una storia molto importante. Infatti in questo momento vi parlo dalla sede del Forum dei Giovani di Agropoli, che è molto cara a tutti gli iscritti. Ivana Fucciolo, vuoi dire qualcosa? Essendo che è una bellissima notizia, finalmente qualcosa si muove e stiamo facendo in modo che sia presente anche sul territorio del comune di Centola un forum giovane, momento molto importante della vita di un giovane, appunto, per far sì che si avvicini un po' al mondo della politica e dell'associazionismo in genere. Che consiglio puoi darci, Mattia, essendo che noi siamo freschi in materia, diciamo? Il consiglio è la volontà, tanta volontà di fare e crederci, dialogare con le istituzioni è il nostro compito, perché noi siamo il ponte tra le istituzioni e il mondo dei giovani. Noi dobbiamo formare i giovani al futuro, quindi il forum è una palestra di cittadinanza e serve proprio per creare le nuove generazioni. Quindi tanto impegno, tanta volontà e voglia di fare. Quali sono i progetti che avete, insomma, in mente per i prossimi mesi? Allora, il Forum dei Giovani di Agropoli è riconosciuto a livello provinciale, ma a livello soprattutto comunale, per le sue lunghe attività, soprattutto per quanto riguarda gli eventi. Ha creato e ha formato e ha riportato in auge molti eventi insieme alla Prologo Sviluppo Agropoli, con cui collabora e divide la sede. Attualmente noi portiamo avanti gli eventi natalizi con cui collaboriamo, che è il Castello Incantato, la vera casa di Babbo Natale, e come ogni anno riproporremo Un Sorriso Sotto l'Albero, che siamo arrivati alla nona edizione. Naturalmente sarà un'edizione un po' diversa, cercheremo di proporla al tempo del Covid. Edoardo Versano? Com'è possibile iscriversi al forum? Un consiglio per i ragazzi che sono interessati. Iscriversi al forum è molto semplice. Solitamente basta un incontro all'interno della sede, è totalmente gratuito iscriversi, dove semplicemente si fa una domanda di iscrizione e si inizia a far parte del forum dei giovani. Daniele? Progetti per il futuro a lungo termine? Questa è una bella domanda. Progetti futuro lungo termine, diciamo, è quello del cambio generazionale, è quello che ci siamo imposti come nuovo direttivo. Sono un presidente del forum abbastanza vecchio in un certo senso, perché il nostro statuto prevede fino all'età di 29 anni e io ne ho quasi 28, quindi dobbiamo iniziare a parlare e discutere di nuove generazioni. Con il nuovo direttivo spesso abbiamo discusso di questa problematica di attirare i nuovi giovani, che non è una cosa abbastanza semplice, soprattutto in questo periodo.
E quindi la nostra prerogativa in questo momento è attirare nuovi giovani, quindi andare a parlare nelle scuole, creare attività che possano portare i giovani dai 16 ai 18 anni all'interno del forum. In che modo? Il nostro modo per attirare i giovani sono sempre stati gli eventi. Gli eventi sono stati sempre un aggregante, sempre giovani che portavano giovani. In questo momento storico del Covid, portare giovani non è semplice e l'identità del forum un po' cade con il fatto del Covid perché manca l'aggregazione che è la base del forum dei giovani. Antonietta Cucciolo, buonasera. Ciao, buonasera. Sì, volevo chiedere, state già lavorando su progetti europei o avete qualcosa in programma? Allora, noi con i progetti europei non abbiamo mai lavorato, semplicemente perché pensiamo che sia fondamentale prima una formazione di europrogettazione e noi come forum non siamo formati ancora per creare e partecipare ai progetti europei. Il progetto europeo è una cosa molto seria e molto difficile e so che comunque l'amministrazione di Agropoli sta puntando a questa cosa di creare un gruppo di formazione per i progetti europei e che vorremmo partecipare volentieri perché è importante formarsi per partecipare a questi progetti, non è una cosa automatica e semplice. Grazie. Prego. Luigi Andrea Baldi, buonasera. Buonasera, Mattia, vorrei farti questa domanda. Ma l'idea di questo forum, com'è nata? L'idea è nata... Io sono della nuova generazione dei forum, quindi io vengo già da una... dove c'era una realtà già consolidata, che erano i forum dove era presidente Aldo Olivieri e il presidente Angelo Mazzillo, dove poi io mi sono inserito successivamente. Nasce dalla volontà dei giovani e la volontà naturalmente di un'amministrazione che è molto vicina alle attività giovanili. Quindi la volontà dei giovani di aggregarsi, di proporre e di realizzare di qualcosa, perché grazie anche al forum queste idee, le idee di un giovane possono essere realizzate. Quindi dove nasce l'idea del forum? Dalla necessità e la volontà di creare qualcosa di buono per il proprio territorio. Ok, grazie mille. Paolo Pace. No, io volevo chiedere se avete mai collaborato con altri forum di altri paesi o comunque con altre associazioni e se sì, quale attività avete realizzato? Allora, noi collaboriamo sempre con le altre associazioni perché è fondamentale, perché siamo anche un po' legati con l'amministrazione comunale. Come avevo detto precedentemente, la sede del Forum dei Giovani è condivisa e divisa con una realtà che è la Proloco Sviluppa Agropoli, che la Proloco Sviluppa Agropoli è stata creata grazie a un gruppo di giovani del Forum. Quindi ogni evento è creato e collaborato in sinergia insieme alla Proloco, quindi sono già due realtà che collaborano insieme. Per quanto riguarda gli altri forum, ogni anno partecipiamo e comunque partecipiamo con il forum provinciale dove ci sono anche tutte le realtà dei forum della provincia, quindi spesso e volentieri ci sono questi incontri con gli altri forum. Siamo al prossimo, Alessandro, buonasera. Ciao, buonasera. Mattia, volevo chiederti cosa ti aspetti dai giovani europei? Cosa mi aspetto? Sì. Una bella domanda questo. Mi aspetto che trovino in sé la carica di andare avanti e di superare questo periodo molto difficile. E questo periodo difficile si può superare solo se si crede in se stessi e si ha la versatilità di adattarsi ai tempi e ai luoghi. Quindi mi aspetto grandi cose dai giovani, mi aspetto grandi cose da me e da tutti i giovani del territorio e dell'Europa. Grazie. Bene.
qual è il rapporto tra il forum e l'amministrazione comunale? Se c'è un rapporto di interdipendenza e qual è il grado di autonomia fra l'uno e l'altro, cioè tra il forum e insomma il comune? Con l'amministrazione, almeno per quanto riguarda il forum dei giovani, l'amministrazione di Agropoli sono ottimi. Siamo sempre ascoltati, siamo sempre aiutati. E abbiamo una nostra autonomia, nel senso che siamo liberi di scegliere e fare quello che riteniamo più giusto, naturalmente nei limiti. Tutto ciò che proponiamo viene ascoltato, quindi c'è molta sinergia tra l'amministrazione comunale di Agropoli e il forum dei giovani di Agropoli, ma c'è sempre stata una sinergia storica, perché l'amministrazione comunale di Agropoli ha sempre voluto sostenere e creare il forum dei giovani ad Agropoli. Grazie. Prego. Mattia, come pensate, come gestirete o pensate di gestire, diciamo, questa situazione con, diciamo, questa situazione pandemico-emergenziale del Covid? Allora, naturalmente, come avevo già anticipato, il Covid ha distrutto i ritmi del forum in un certo senso, perché il forum è aggregazione e togliere l'aggregazione dei giovani non è una cosa semplice. Nonostante comunque sia, i giovani di Agropoli si siano comportati abbastanza bene in questo periodo pandemico. Noi abbiamo attivato la web radio in modo tale da poter parlare con i giovani, e tra l'altro voglio ringraziare proprio Gianni, perché c'è stato di sostegno nel periodo della web radio durante il settembre culturale. E poi abbiamo fatto come attività una raccolta fondi per l'UNICEF, quindi noi non ci siamo fermati con le attività, ci siamo un po' rallentati, però cerchiamo sempre di essere attivi sul territorio e per i giovani. Grazie. Ok, Mattia, volevo concludere con un'ultima domanda: che consiglio daresti ai giovani? Di essere versatili. È strano forse da sentirselo dire, ma di essere versatili e adeguarsi ai contesti storici, culturali e sociali, e di credere in se stessi, questo è normale, però di adeguarsi ai contesti storici, sociali, culturali e di essere versatili nella società. Ok, grazie Mattia. Prego. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e vi aspettiamo alla prossima puntata di AMG in Radio Agropoli Generation. Stay tuned. Ciao Mattia. Grazie ancora. Ciao. Buona serata. Ciao. AMG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.